Voi uomini che adorate il dio denaro ed il potere terreno, non sapete che adorate il nulla. Voi esistete grazie all'unico creatore di tutto ciò che esiste, il Dio onnipotente, il quale vi fa sussistere in ogni attimo della vostra vita. È lui che dona il respiro ad ogni vivente. Voi uomini che lo bestemmiate, ricordate spesso che Dio ha anche il potere di togliere il respiro a chi vuole e quando vuole. Se foste consapevoli della sua infinita magnanimità ed eterna benevolenza, non fareste altro che lodarlo e glorificarlo. Voi uomini che siete indifferenti nei suoi confronti, non sapete che egli conosce ogni vostro pensiero ed è attento ad ogni vostro più piccolo atto di riconoscenza nei suoi confronti? Convertitevi a lui con tutto il cuore, perché la vita terrena è solo un soffio e ciò che conta per l'eternità è l'amore per Dio e per il prossimo. Voi uomini che disonorate i vostri genitori, non sapete che Dio è vostro vero padre? Chi disprezza e disonora i propri genitori, disprezza e disonora Dio stesso. Voi uomini che uccidete il prossimo con parole e con atti, imprimete nella mente e nell'anima che siete tutti fratelli perché provenite dallo stesso Padre Celeste. Chi uccide il proprio fratello con la lingua e con le mani crocifigge il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Voi uomini che profanate i vostri corpi con la lussuria, non sapete che siete tempio dello Spirito Santo. Offrite i vostri corpi come sacrificio e chiedete allo Spirito Santo che purifichi le vostre menti ed i vostri cuori. Voi uomini che derubate il prossimo senza scrupolo, sappiate che tutto proviene da Dio e che Egli è giustizia. Non derubate, non frodate nessuno, perché Dio conosce tutto e prima o poi farà giustizia a favore dei poveri che opprimete. Voi uomini che ingannate il prossimo e voi stessi con la menzogna, sappiate che Dio è verità e che la verità trionfa sempre. Anche se ingannate temporaneamente il prossimo, non potete ingannare Dio. Voi uomini che inquinate le vostre menti e le vostre anime con illeciti desideri, ingannando voi stessi, sappiate che solo Dio è onnipotente e potrebbe creare infiniti altri mondi. Aprite invece i vostri cuori e le vostre menti allo Spirito Santo e sarete interiormente sereni.